Però pacifista, non si è mai usato la forza. E forse l'unico, forse tra i pochi, non ha mai usato la forza nelle dimostrazioni, non ha mai provocato forza né violenza, l'ha sempre subita. Abbiamo sempre subito violenza, abbiamo sempre subito le botte, abbiamo sempre subito le morti, e qui vorrei ricordare quello che è successo qualche anno fa ad Orlando. Voglio dire, la lista è interminabile. E raccapricciante. Noi abbiamo raggiunto le nostre conquiste, e non siamo ancora arrivati in Italia, siamo arrivati con 40 anni di ritardo, anche noi di Magen David Keshet siamo arrivati con 40 anni di ritardo. Abbiamo recuperato molto in fretta il ritardo che si era accumulato negli anni, un po' perché eravamo e siamo molto determinati, un po' perché gli amici di tutto il mondo ci aveva già spianato la strada. A New York tutto nasce, per esempio, in questa grandissima, più che grande, famosa comunità ebraica, Beit Simchat Torah, che nasce come comunità ebraica LGBT, per gay e lesbiche. Oggi perde quella denominazione per il semplice fatto che gli ebrei negli Stati Uniti, soprattutto a New York, non hanno più bisogno di creare uno spazio, una safe zone, dove potersi incontrare, pregare, celebrare lo Shabbat e tutte le feste. Ora la comunità si definisce inclusiva, accogliente di ognuno. La definiremo, insomma, forse Reform per forza di cose. Quello che dicevamo prima. Per forza di cose, ma io quando ci vado, cioè, credetemi, ho trovato anche a parlare comunque dei rabbini Chabad, perché adesso è comunque una delle sinagoghe più importanti a New York, come quella di Tel Aviv. Il mio amico Roberto Arbib, non so chi lui lo conosce, a Tel Aviv, mi ha detto: io ogni tanto ci vado. È una delle comunità e delle sinagoghe a Tel Aviv più frequentata da famiglie con bambini, famiglie diciamo così canoniche, etero, marito e moglie, come avrebbe detto Woody Allen, no, le famiglie miste, uomo-donna. Poi vuoi aggiungere qualcosa? Una cosa importante, sì, poi vado a chiudere. Noi abbiamo organizzato, e questo anche per darvi un po' il punto, insomma, l'idea della nostra associazione. Dopo solo 3 anni, il Congresso Mondiale degli Ebrei LGBT ci ha chiesto di organizzare a Roma la conferenza annuale. Ogni anno in un paese del mondo dove ovviamente è presente, dove sono presenti le comunità ebraiche, viene organizzata la conferenza annuale. Quest'anno dal 15 al 18 maggio l'abbiamo organizzata a Roma con grande fatica, con grande lavoro, ma con grande successo. Abbiamo scelto dei temi importanti legati diciamo, alla vita di tutti i giorni, legati un po' a quello che sono i problemi della società di oggi, che soprattutto in questi tempi, cioè, problemi legati alle tante forme di odio. Noi abbiamo accolto delegati di venire da ogni parte del mondo, non vi faccio l'elenco dei paesi, ma erano veramente tanti, soprattutto l'Italia e soprattutto da Israele. Il titolo della conferenza era Minorities Alone, Strong Together, e ha focalizzato l'attenzione sulle inferenze fra diverse tipologie di intolleranza che affliggono le nostre società. Da quella religiosa a quella di genere, da quella sessuale a quella etica e nazionale, analizzandone le scaturigini e proponendo soluzioni che in qualche modo si sono già rivelate virtuose relativamente alle vicende della comunità ebraica. I panel sono stati quattro, abbiamo scelto appunto tre titoli significativi per noi. Il primo panel dal titolo Attivisti LGBT ebrei e musulmani, e qui ritorno al discorso di prima, storie di supporto e di collaborazione. Questo è stato organizzato con l'aiuto
e l'ospitalità della Casa della Memoria e della Storia di Roma. Il secondo panel, dal titolo Persone LGBT richiedenti asilo in Italia, facendo riferimento al flusso immigratorio che arriva dal sud del mondo, e case e rifugio per giovani LGBT allontanati da casa. Allontanati è una parola dolce per definire persone giovanissimi, anche adolescenti, cacciati di casa dai loro genitori perché gay o lesbiche. Questo organizzato presso il Gay Center di Roma. Il terzo panel, e questo è il più importante, è stato organizzato come terzo per questioni logistiche, prevenire e combattere la violenza di genere contro le donne, con la nostra Linda Laura Sabatini, che ha tenuto questo panel bellissimo, aiutata anche da Maria Grazia Giammarino e Vittoria Doretti, che si occupano di giustizia e di codice rosa negli ospedali. Anche questo organizzato presso il Gay Center di Roma. L'ultimo, diritti civili in Israele, come integrare le libertà individuali e forti tradizioni religiose. Quali lezioni per il mondo occidentale? Questo organizzato presso il Centro Ebraico Italiano in Pitigliani. E qui adesso faccio un piccolissimo riassunto, poi mi taccio per commentare un po' la conferenza. Da qualche decennio nel mondo anglosassone e israeliano si è sviluppato un vivace dibattito sull'intersezionalità, cioè sul modo in cui i movimenti di emancipazione e rivendicazioni delle minoranze sociali possono imparare l'uno dall'altro e collaborare sul piano politico. È un discorso faticoso e pieno di insidie, giacché non sempre le presenze di una minoranza sembrano compatibili con quelle di altre minoranze. E questo lo vediamo in esempi evidenti di queste difficoltà anche nel recente dibattito italiano, per esempio nella frattura fra una parte del movimento femminista e una gran parte del movimento LGBT, oppure nella minaccia per la laicità che settori della nostra società, tra cui devo dire anche gay e lesbiche purtroppo, vedono nell'aumento della popolazione musulmana, oppure nell'antisemitismo che fa capolino non appena gli ebrei come comunità o perfino come singoli si esprimono su questioni di public policy, o ancora nell'antisionismo che vede nell'esistenza stessa di Israele come un peccato originale incompatibile con i diritti civili. Io però, scusami Laura, ti devo rubare anche un minuto perché c'è una cosa importante che vorrei dire, se la trovo. Allora sì, questa è una cosa importante che va detta, soprattutto in questa circostanza. Allora, l'omofobia e l'antisemitismo si manifestano quasi sempre in coppia, soprattutto in tempi di crisi sociale come quelli che viviamo oggi. E vi faccio un esempio: durante il dibattito sul decreto legge Cirinnà, noi come Magen David Keshet insieme alle altre associazioni LGBT abbiamo picchettato Palazzo Madama, sede del Senato, durante tutto il periodo, e qui troviamo che poi alla fine questa legge, parlo della legge sulle unioni civili, che in fondo è una legge abbastanza...